Noi ci sentiamo abbandonati da Dio e dalle istituzioni. Io ci abito qui dal 1937. Il signor comune o l'istituto case popolari ha consegnato le casette, la prima qua sulla via da Orbina, a quelli che ci abitavano da 10 anni. Lei ormai non se l'aspetta più una casa? No, io mai ci ho rinunciato, io mai. Hanno levato 2 casette, 2, va bene. Dopodiché neanche hanno tolto tutte le macerie che sono andate via. Io gli ho detto, ma scusate, state andando via? Dice sì, perché il comune non c'ha i soldi neanche per pagare questi mezzi che sono qui. Ma che modo è? Eccoli lì, non li hanno levati. C'è una giungla lì, una giungla. Adesso è diventata qua, è diventata una discarica pubblica. Ma che cosa siamo? Quella è una vergogna. Qua ancora ci vivono persone per bene, anche se è un quartiere malfamato, come dicono loro. Ci vivono persone per bene, lavoratori. Io ci vivo, ripeto a dire, da 80 anni. Se lei scende là sotto, vedrà le strade che sono pulitissime, perché le nostre mogli al mattino, prima scopano le strade e poi li lavano con la pompa ed è pulitissimo. Non abbiamo bisogno del nettubino là sotto noi, non l'abbiamo mai avuto di bisogno, chiaro? Però qui questo schifo deve finire.